28 marzo? No, è il 38. Era il 38 marzo e faceva mica tanto caldo. Comunque l'elettrotecnico gli venne una grande idea. Invece di farsi passare su da un camion con rimorchio, siamo qui, passo della Bocchetta, qui siamo appena dietro Genova, là c'è il mare, là c'è Genova, Madonna della Guardia, adesso noi andiamo fin là sopra che ci sono le Figne e via, dai. Antonella, Davide, Lucia, Nando, Laura e me. Ci vedremo. Lo zio Pino. Togliani, di terra, di mare e dell'aria. State attenti che pilota avete se siete per aria, porco cane. Bello, eh? Adesso, appena faccio un pterodattilo, gli sparo. Una bella salitona, va. Qui stiamo facendo un po' i cinghiali perché abbiamo lasciato il sentiero per fare la diretta a questo monte che non mi ricordo più come si chiama, che però ne vale la pena di essere visitato. Sopra Ebro, Giarolo, Lantola, formidabile. Bel vento. Eccolo là. Questo qua è il monte che dicevo che non so come si chiama, e quello è Figne. Eccolo là in fondo il Tobio. Guarda la barra, eccetera eccetera. Bel vento. Monte Taccone, 1116, se calè. 1113. E adesso andiamo, scendiamo un po', poi andiamo alla alle Figne. Un altro 1100 fate la pesca. Scollinato con la K e siamo arrivati qua dove si iniziano a vedere i laghi del Gorzente, Costa la Vezzara, là in fondo c'è il Monviso. Adesso noi andremo a mangiare dopo su quella punta, prima andiamo su sulla cima delle Figne, poi andiamo a mangiare su quella punta panoramica che secondo me ne vale la pena. Bel posto questo, eh? Bello per davvero. Stiamo arrivando alle Figne. Tobio. Stiamo arrivando alle Figne.
1172. 1172. Laghi, adesso andremo su quella bella cresta a Magnan. Todos los brontosauros. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dove dobbiamo andare? Vi voglio mostrare il nostro ristorante panoramico, no? Con annessa bella gente, presente escluso. E tovaglie, tutte. Tovaglie di fiamme. Sì, appunto. Posate in argento. Perché un conto è l'argento, un conto è l'argento. Le figne, tutte. Quelle sono. Il Begua, sì. I laghi del Gorzente. Monviso and Company. Dai, insomma, mica male, eh? Qui è cessato il vento, che non è una parola brutta, ma si può dire. Si può dire vento. Si può dire vento, si può dire. Pronto. Dai. Straordinario. Stiamo per lasciare la cresta alta e adesso scendiamo giù per questo per questa discesa, su questa cresta in discesa, poi arriviamo là che dovrebbe essere abbastanza riparato dall'aria. Adesso l'Islam che avanza. Eh sì, eh. Gli uomini avanti, le donne dietro. È una meraviglia, Giorgio. Cosa? Tutto? Volevamo stupirvi con effetti speciali, ma dato che costava una cifra abbiamo fatto solo cose normali. Che poi tanto normali non sono. No, è un gran bel giro questo. Anche se poi le chiamano montagne minori, ma migliore un par di ciufole. Guarda che spettacolo. Che discorso, dipende. Se vedi un giorno, se vedi un giorno che c'è la nebbia, non è il massimo. Anche se vai sul Monte Rosa che c'è la nebbia. Appunto. Interessante. Poi ho un goccio di sciroppo alla menta. Al tamarindo. Tamarindo. Tamarindo a me non l'ha mai detto nessuno, eh. Attento a te, eh. Tento marinello che ti spacco tutti i capelli. Tamarotondo. Ecco, guarda, il tamarotondo. Stiamo arrivando alla famosa cascina Carrossina. Una zona questa, in primavera ci sono tutte queste rose qua fiorite, sono una favola, veramente. Adesso vediamo se andare su fino al Tobio o no, boh, decideremo. Fine, Cascina Carrossina, questa qua è la costa di Costiglione.
diciamo, tutto questo traverso per arrivare al passo della Dagliola e lì vedremo che fare. Bello, bello, giornata super. Adesso l'aria è diventata fresca con il sole caldo in faccia, si sta ma molto bene. Dai, ci vediamo dopo. Chiesetto del Tobio, passo della Dagliola. Di qua c'è il sentiero che scende giù al, come si chiama, Guado. Abbiamo fatta di strada oggi. Adesso decideremo che cosa fare. Fini, noi arriviamo da là sopra o dalla strada. Abbiamo iniziato il sentiero che scende giù a voltaggio. È un sentiero elettrico. Vanamba. Signore. Qua c'è lo zio Pino, c'è suo cugino, è un pignano. Pinuccio. Ai 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 ai. E beh, ma ne abbiamo fatti di chilometri oggi, Ne abbiamo fatti di chilometri. Non male. Dai. Bella la costa di Costigliole vista da Derecho. Alla faccia della frana. Guarda che roba. Qui c'è anche la crepa politica. Wow. Wow! È interessante, Però non ha preso la casetta qua. È andato bene, va un tiro su da lì. È la casetta, è andata giù metà insieme. Se le portai via completa, o alla legnaia, hop! Tutto a valle. Secondo me ha lasciato il rubinetto dell'acqua aperto. Vabbè, dai. Perché qui non è che frana, fria. Stiamo arrivando a voltaggio ed è qui sotto. Ultimi metri di sentier. Oh oh. Il metro di sentiero. Ok, siamo in centro voltaggio, 4:20, e ci siamo a berci un caffè, la giornata è finita, tutto molto bene. E arrivederci alla prossima puntata. Ok. Qua. Quir quar quar, bello, bello. Le porte, si può andare. Ma c'è perché è nella merce. Potevamo non venire? E no, ragazzi cari, non potevamo non venire. Molto bella.